Che fotografie sono in grado di fare con Canoneos R50? Questo è l'ultimo giorno che abbiamo a disposizione per testare questa macchina e infatti sono qui a farvi un contenuto in cui vi faccio vedere alcune immagini scattate proprio con questa piccola entry level di casa Canon. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia, come qualcuno di voi saprà avendo seguito video precedenti, mi è stata mandata questa fotocamera direttamente dalla casa perché io potessi testarla e farvi sapere che cosa ne penso. Ho già fatto alcuni video su questo e su altri modelli, per cui vi invito ad andarli a ripescare nelle playlist o semplicemente nei video già pubblicati. Oggi parliamo della qualità video e delle capacità video di Canoneos R50, una macchina che è dichiaratamente entry level, ma che sicuramente ci offre degli innumerevoli pregi. Primo fra tutti il prezzo, tenete conto il prezzo è un fattore non indifferente che spesso incide sui nostri acquisti. Ecco, con una macchina come questa ci portiamo a casa un comparto tecnologico tecnologico di tutto rispetto, un sistema di messa a fuoco che è derivato da macchine magari più prestigiose, un sistema video che non delude, di cui ho già pubblicato dei contenuti, quindi potete andarvi a vedere esattamente come rende questa macchina. Per quanto riguarda il comparto fotografico devo dire io l'ho trovata abbastanza soddisfacente, ma nel corso di questo video vado a farvi vedere qualche scatto realizzato proprio con questa macchina. Prima di cominciare, ricordo a tutti quanti, quelli che non si fossero ancora iscritti, di farlo subito cliccando il bottone qui sotto, così non vi perderete le prossime recensioni e insomma altri contenuti sempre freschi che arriveranno di volta in volta sul canale per accontentare appassionati di fotografia, videomaking e design. Un'altra piccola precisazione che vi faccio: oggi stiamo girando questo video in 4K 23 frame al secondo con Canon PowerShot G7X Mark III. Quindi vi faccio vedere anche la qualità video di questa macchina. Anche se questa è una macchina che ha la tendenza a surriscaldarsi quando si gira in 4K, quindi non so se dovrò spezzettare il video oppure no se riuscirò a farlo tutto insieme. In ogni caso noi procediamo. Comincio col dirvi che Canon EOS R50 si comporta sostanzialmente bene. È una fotocamera mirrorless di casa Canon di fascia dichiaratamente non particolarmente alta. Di fatto è il secondo step dell'entry level, magari pensata un pochettino di più per il content creator ciò nonostante la macchina si comporta molto molto bene lo vediamo subito dal sistema di messa a fuoco che è un sistema ormai collaudato quindi con la ricerca del viso con la ricerca dell'occhio con la ricerca delle persone eh, veicoli animali quindi un sistema di messa a fuoco che funziona parecchio bene nulla di paragonabile alle entry level anche soltanto di 5 anni fa a differenza di EOS R100 che abbiamo già recensito qui sul canale qui abbiamo a che fare con un display completamente articolabile e oltretutto con con un display touch il che ci permette di essere più efficaci quando andiamo a fare le nostre fotografie. Una cosa molto interessante che mi sento di farvi vedere, che ho trovato su questa macchina è il teleconverter incorporato. Quindi Parliamo di cose un po' particolari che non abbiamo magari visto in video precedenti, questa è la prima volta che esploro aspetti di questo tipo. Il teleconverter, e noi qui abbiamo a disposizione il 2x e il 4x, sostanzialmente è un sistema per moltiplicare la nostra focale. Praticamente noi stiamo scattando con una focale di un certo tipo, andiamo a moltiplicarla e quindi otteniamo un ingrandimento. Questo ingrandimento è un qualcosa che di solito avviene per via digitale, è una cosa... Che a me non fa mai impazzire, mi fa sempre un po' storcere il naso perché ci sono dei compromessi. Tiro fuori più difetti della lente, ingrandendo, tiro fuori maggiormente difetti come le aberrazioni cromatiche, il purple fringe e cose del genere, che non sono mai gradevoli da vedere. Inoltre c'è probabilmente, io questo non lo so, c'è probabilmente una rielaborazione via software. Quindi in qualche maniera l'immagine viene toccacciata viene rielaborata per renderla più grande per andare a ritagliare solamente la porzione che noi abbiamo scelto andiamo però a vedere come si comporta la macchina quindi vi faccio vedere una fotografia scattata senza teleconverter e poi una fotografia con il 2x e una fotografia con il 4x e vedete che i risultati francamente mi hanno lasciato un po' sorpreso nel senso che la qualità mi sembra maledettamente buona quindi questa feature della macchina se la cava ha un suo perché, secondo me, la macchina funziona, questa cosa è possibile farla. Non vi dico che la userò. Perché non credo che la userò mai una feature del genere, preferisco di gran lunga utilizzare un vetro, un obiettivo vero per ottenere quel risultato. Non lo farò mai, però, se dovessi essere in emergenza assoluta, è bello sapere che una funzione del genere è comunque disponibile. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è l'HDR automatico in macchina: abbiamo già parlato tante volte di come lo smartphone abbia una resa di un certo tipo perché elabora già la foto e quindi ci fa vedere una foto già bella pronta per i social. mentre la macchina fotografica ogni tanto ci lascia un po' in difficoltà perché noi scattiamo e abbiamo o il cielo tutto bianco o la terra tutta nera, insomma abbiamo dei problemi di esposizione. In tantissimi video vi ho parlato di come possiamo usare dei filtri per risolvere questo problema o di come possiamo utilizzare il bracketing e il metodo HDR per avere una fotografia con una gamma dinamica espansa e quindi recuperare dettagli che naturalmente sarebbero andati persi. Per i pigroni però, e io sono tra quelli, quindi è possibile che la userò anch'io questa funzione, per i pigroni abbiamo l'HDR in macchina. Quindi abbiamo la possibilità di impostare la nostra EOS R50 in maniera tale che faccia già in autonomia tre scatti e li unisca anche in autonomia. Quindi possiamo dirle fammi questi tre scatti della stessa scena. Ovviamente dobbiamo essere più fermi possibile, e c'è un, un, un riallineamento che può essere eseguito direttamente in macchina con risultati tanto più buoni, tanto quanto più siamo riusciti a stare fermi. Se la appoggiamo su un tavolino, su un muretto, o meglio ancora se usiamo un trepiede, ovviamente avremo risultati infinitamente. Migliori. Io l'ho posata su un tavolo quindi la macchina era perfettamente ferma. Ho fatto i miei tre scatti, la macchina li ha uniti, andiamo a vedere come si è comportata. Vedete che abbiamo una fotografia, diciamo originale, quindi scattata senza l'HDR, e della stessa scena abbiamo la nostra fotografia fatta con l'HDR in macchina. Questo HDR in macchina, ovviamente, mi restituisce un JPEG già elaborato, quindi non devo fare più niente, la foto è già pronta così. E come potete vedere, questo HDR conserva molte più informazioni nelle alte luci e nelle ombre. Rispetto alla fotografia semplice. Quindi è una fotografia più ricca che possiamo utilizzare in certe situazioni, io vi sconsiglio di utilizzare la KDR quando ci sono di mezzo persone, quindi ritratto anche no, ma se stiamo facendo un paesaggio o uno still life, una natura morta o un interno, un'architettura, ecco che possiamo ricorrere a questa funzione stando fermi o su tre piedi, abbiamo un risultato visivamente più ricco rispetto a una fotografia normale, che è una cosa secondo me molto carina. Vado poi a farvi vedere un po' di immagini varie realizzate sempre con questa macchina, qui in particolare mi trovavo nella città di Torino, le mie vacanze mi portano spesso a visitare palazzi o mostre o cose comunque artistiche o pseudotali perché mi piacciono tanto e in questa occasione mi sono portato dietro anche questa macchina per realizzare qualcosa per voi. Vi snocciolo le mie impressioni. La macchina si comporta un gran bene secondo me, nel senso che io arrivo al termine della giornata e la batteria c'è ancora, quindi non è morta la batteria. Devo anche dire che da quando c'è stato il passaggio tra reflex e mirrorless, io ho fatto un upgrade anche mentale, quindi scatto molto meno, faccio molte meno cose, tengo la macchina molto più spenta rispetto a prima. Se la usassi come la usavo una volta, la batteria finirebbe in mezza giornata, però è possibile fare un upgrade anche mentale e quindi dire io non faccio più 100 foto al giorno ne faccio 30 50 tutt'al più e così la batteria mi dura tranquillamente due giorni questo è uno step che secondo me è anche non è mai piacevole quando hai meno batteria però francamente credo che mi aiuti pensare di avere meno batteria specie quando sono in vacanza per lavoro no ma quando sono in vacanza pensare di avere meno batteria mi aiuta a pensare devi farla solo se conta devi farla solo se è una bella foto non buttarla lì a caso questa è una cosa che mi aiuta e di cui sono paradossalmente anche contento. Dopodiché, devo dire, la macchina si comporta bene. In situazioni diurne abbiamo i soliti bei colori a cui Canon ci ha abituato nel corso degli anni. Abbiamo ovviamente una gamma dinamica che non è paragonabile a un modello superiore. Quindi, quando io lavoro con R6, mi trovo con un file che a me personalmente piace di più, mi trovo con un qualcosa che posso maltrattare di più, con meno remore, anche se devo dire che queste immagini si sono comportate piuttosto bene anche in post-produzione, nel senso che sono riuscito a fare i miei recuperi, sono riuscito a fare tutto quello che volevo e non è la stessa cosa, nel senso che è un pelino più indietro di qualità, ovviamente, rispetto a modelli progrediti, ma sono sorpreso di quanto si avvicini. Quindi personalmente difficilmente andrei a parare su un modello come questo, perché ho già dei modelli superiori e me li tengo ben stretti perché mi servono per determinate cose complicate. Per cui non andrei a usare una macchina come questa, però devo dire che, per quanto si avvicina. Lo scarto è poco, è preoccupantemente poco, quindi si riescono a fare delle belle cose e anche dei bei recuperi con questa macchina. Parlando di recuperi, mi è capitato di visitare musei e di scattare fotografie anche al chiuso, devo dire la macchina si comporta piuttosto bene anche quando lavoriamo con Iso elevati. Quindi, in ultima istanza, secondo me questa potrebbe essere la macchina perfetta per le vacanze. Come vedete è piccola. Io adesso gli ho messo un obiettivo enorme perché è l'unico obiettivo libero che ho in giro, perché gli altri sono tutti quanti inutili. Quindi le ho ottenuto questo che è, è, troppo, è troppo grosso per il corpo macchina. La rende voluminosa, laddove invece la macchina di per sé sarebbe piccolina. Però se noi gli andiamo a mettere un'ottica più piccola, come il 28 mm pancake, o un 50 mm, o il 35 mm che uso di solito sulla mia R7, questa diventa una macchina quasi compatta che è veramente perfetta per le vacanze, con una bella versatilità, nel senso che riusciamo a fare una miriade di cose. Ecco, devo dire questa potrebbe veramente essere la ibrida entry level perfetta, perché ci permette di fare fotografia piuttosto bene riusciamo a fare la gran parte delle cose che ci vengono in mente io non ho trovato un contesto dove, dove mi sia capitato di dire non riesco a fare la foto con questa macchina vero che non stavo facendo sport non stavo facendo avifauna però l'ho utilizzata in questi giorni per fare ritratto per fare video corporate l'ho utilizzata per fare macro l'ho utilizzata per fare video di prodotto l'ho utilizzata per fare un sacco di cose non mi è mai capitata una situazione dove io abbia detto la macchina non mi sta dietro non riesco a fare quello che voglio sono sempre riuscito a a fare quello che volevo, magari con risultati inferiori qualitativamente rispetto a una R6, ma è ovvio, però il risultato c'era ed era professionalmente spendibile. Ovviamente questo vale sia per foto sia per video, quindi, questo che cosa ci deve far pensare? Questa è una macchina dichiaratamente entry level quindi è fatta per chi non vuole svenarsi però ci dà delle prestazioni con cui entriamo bene secondo me nel mondo foto e video di Canon perché siamo in grado di fare tutta una serie di cose da cui poi siamo in grado di capire se vogliamo un modello più performante sappiamo dove spostarci andiamo verso l'alto altrimenti se siamo a posto così ci fermiamo qua e andiamo invece a investire sulle ottiche globalmente devo dire secondo me è un prodotto carino che ripeto io non credo che andrò mai a comprare anche se potrebbe farmi molto costo modo per fare b-roll ma ho già delle macchine dedicate a questo quindi non credo che andrò a fare personalmente un acquisto come questo però per chi parte da zero sicuramente può essere una macchina molto interessante con cui cominciare a sperimentare nell'ambito sia foto sia video a questo punto amici come sempre io vi lascio spazio nei commenti fatemi sapere voi cosa ne pensate sia delle fotografie che abbiamo visto riguardo alla Canon EOS R50 sia di questo video girato interamente con Canon Powershot G7X Mark III che attenzione si sta surriscaldando adesso quindi è durata tutto il video, si sta surriscaldando solo adesso. Io chiudo ricordandovi gli appuntamenti, quindi tre volte a settimana qui sul mio canale. Iscrivetevi per non perdere i prossimi contenuti e aspettatevi delle risposte ai vostri commenti in forma di shorts verticali. Signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video.